Centinaia di persone che hanno perso il lavoro ancora prima di cominciare. In molte avevano riposto speranze e aspettative in Grande Apulia, sognando un futuro migliore in questa nostra sterile capitanata. Queste le parole apparse domenica 27 novembre alle ore 15:38 sul social network più popolare, Facebook. Salviamo il lavoro a Foggia, questo è il gruppo social dedicato a quanto accaduto al centro commerciale Grande Apulia. Sostenere tutti coloro che riponevano grandi speranze di impiego all'interno di quello che sarebbe dovuto essere il più grande centro commerciale del sud Italia. Si legge amarezza e dispiacere, una situazione paradossale, scrivono alcuni. Giungono messaggi di incoraggiamento anche dai foggiani residenti in altre città italiane. Scorrendo sulla pagina virtuale si legge ancora: è assurdo, dopo anni di lavoro, autorizzazioni e concessioni date dalle istituzioni, arrivare a pochi giorni dall'apertura di questo grande centro commerciale e sequestrarlo. Un tam tam di messaggi che si susseguono minuto dopo minuto, tra incoraggiamenti, aggiornamenti di notizie, anche la comunicazione della manifestazione pubblica in programma domani mattina su Corso Garibaldi a Foggia. Occorrono striscioni, scrivono, e a quanto pare l'adesione sarà altissima tra quelli che sarebbero dovuti essere i lavoratori e i futuri clienti.